Ecco, facciamo un piccolo preview di quello che volevo farvi vedere mercoledì, giusto per capirci. Quindi la prima cosa che vi facevo vedere è la scena che abbiamo visto l'ultima volta, che è la casetta e l'albero, però con alcune piccole modifiche che consentono di cliccare sui singoli oggetti per vedere delle descrizioni, oppure per fare qualunque altra azione, oppure ancora meglio per aprire una pagina web. Vediamo subito. Facciamo il play. Ed ecco che abbiamo i nostri oggetti. Se noi clicchiamo sull'albero, vedete che compare qua in cima un qualche cosa, Hello Tree. Se clicco invece sulla casetta, lui se ne accorge, e se clicco da altre parti non succede niente. E se clicco infine sulla pallina, questa che sarebbe il player in questo caso, mi La apre casa a direttamente cagamento. Ma un cosa avrebbe da video. dire? Parte automaticamente un video e quindi diventa un'esperienza interattiva. Quindi questo viene ottenuto, lo vedremo meglio, con dei piccoli script che hanno una func input event. E se è premuto il bottone sinistro, allora si fa una determinata cosa. Stessa cosa sull'albero. Se è premuto il bottone sinistro, si fanno determinate cose e così via. Adesso vedremo anche un'altra piccola cosa che volevo farvi vedere mercoledì, che era la possibilità di cambiare scena. Ecco, il progetto che ho cambiato appunto cambio scena è definito con una serie di scene, appunto, livello 1, livello 2, livello 3, livello 4. I primi tre livelli sono delle scene di questo tipo, dove c'è il gatto con degli ostacoli e poi c'è un target, che è questa sfera, che nel momento in cui il gatto ci poi finisce addosso cambia di livello. Quindi se noi facciamo il play di questo esempio, vedremo che ci troviamo il gatto che può muoversi con la W, saltare poco, in realtà perché c'è un piccolo difetto, comunque si muove su questa scena e confligge, vedete, con tutte queste cose, e poi se si avvicina al target cambia radicalmente scena, va in un'altra scena e poi se mi avvicino a un altro target, eventualmente lo stesso, cambio target, un'altra scena e alla fine quando arriva all'ultimo target dice in questo caso finito. La cosa può essere usata anche per entrare in un palazzo e poi uscirne per andare in una scena successiva e così via. Quindi questo è ottenuto con uno scriptino abbastanza elementare, nel senso che la target sarebbe questo oggettino, che è una scena che ha un'area, poi lo vedremo meglio, che quando emette un segnale, il segnale è il on area body entered, e in quel caso quello che succede è che viene lanciato semplicemente una funzione qui sulla mesh che provvede a cambiare il livello. Questo è più o meno quello che volevo vedere mercoledì prossimo.